Giù, eh? Gatto del merda, scendi. Gatto del merda. Giù. Scendi dalla mia scrivania. Perfetto. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa prima puntata di Water Time. Perché ho l'acqua al posto del tè, fondamentalmente. Non c'avevo voglia di far bollire l'acqua per fare un video del genere, fondamentalmente. Oggi ragazzi non parleremo assolutamente di niente, tranne il progetto che riguarderà tutta YouTube Italia, fondamentalmente. Tranne Umba, che non è voluto venire al mio paretto e dire che l'avevo invitato. Peccato, poteva essere un gran content. Da un anno a questa parte ci siamo resi conto che è un po' una merda questa situazione del Covid, e considerando che non possiamo uscire, fondamentalmente non possiamo uscire, abbiamo deciso di tenervi compagnia, oltre che con i video che vedete almeno sul mio canale molto raramente, anche con delle live. La nostra idea fondamentalmente era quella di creare un palinsesto settimanale che coprisse dal lunedì alla domenica, anche se effettivamente tutta la settimana non riusciamo a coprirla, ma ci lavoreremo. Attualmente il lunedì, il martedì e il mercoledì sono un po' allo sbando. Diciamo che dovrebbero streamare un giorno il Toxic Nerd Team e l'altro il Gravity Car Gaming. Il giovedì poi ci sono io con Erbaretto degli Yu-Gi-Oh! È il posto dove tutta la community e anche gente esterna entra e cazzeggia fondamentalmente. Si parla di Yugi, si parla di niente, però è divertente. Passate. Prossimamente ci potrebbe essere una seconda live settimanale con delle interviste. Ma non vi dico altro. Il venerdì sul canale di Okram c'è il Friday Night Live, dove troverete interviste e a volte unboxing. Sabato invece troverete la live sul canale Twitch del team Slayer Rosso. Sì, loro cambiano piattaforma perché gli piace i soldi, quindi vi tocca seguirli lì. E per concludere, domenica troverete la live sul canale del Grid Team, con il salotto dei griders o del testing. Ovviamente molte delle live saranno di gruppo, quindi io sarò presente sui loro canali e loro, considerando il mio format, saranno presenti sul mio. Quindi ragazzi, ci sarà da divertirsi, fidatevi. Comunque ragazzi, a parte questo, per allungare un po' il video, andiamo a vedere un po' le ultime notizie del gioco. Prima di tutto c'è l'aggiornamento di Neuron, che però ancora non c'è stato detto niente, quindi vabbè, frega cazzi. Poi vabbè, belle fodere, qualche spoiler di qualche cartina. E è stata annunciata una cartina carina per Drytron, dopo il Ventenna 1, vabbè, quello che gli serviva. Diviner of the Herald, livello 2, fata, luce, banner, effetto. Se questa carta viene evocata, normalmente o specialmente, possiamo mandare un mostro fata dal nostro deck o dal nostro extra deck al cimitero, e se lo facciamo incrementiamo il livello di questa carta del livello del mostro mandato al cimitero fino alla fine del turno. Come secondo effetto, se questa carta è tributata, possiamo evocare specialmente un mostro di livello 2 o inferiore fata dalla nostra mano o deck, eccetto, vabbè, questa carta. Come seconda cosa molto interessante, che sarà mia, non importa quanto dovrò pagarla, ma sarà mia, è questo. Il cazzo di puzzle del millennio, vero, che dovrà essere montato. Inutile dire che potrà costare anche 100 euro, ma quello arriverà a casa mia, verrà montato e uscirà un video. Altra notizia di cui avevamo già parlato riguarda il gioco per la Switch di Yu-Gi-Oh! Rush Duel. Uscirà nel 2021. Pronostici? Se è come l'anime, sarà una merda. Comunque, nel dubbio, se testa. Proveremo a vedere se vale la pena comprare lui e la Switch. Non credo. Nel dubbio, dopo mi compro Diamante Splendente e Perla Lucente. Devo farli fruttare quei soldi. Poi vabbè, a parte questo, è stato annunciato anche un archetipo basato sul Cavaliere del Re, della Regina e del Jack, le tre carte che giocava Yugi. E per quanto il mazzo farà schifo, sono abbastanza gasato, voglio testarlo assolutamente. Quindi non vedo l'ora esca il pack, che è questo, pure con tre artwork differenti. Che scialo. Ci sono stati un altro paio di annunci su, vabbè, sto coso, ok,
che esce con la scritta blu, è un'esclusiva. Boh. E due carte random, che vabbè, non andremo ad analizzare. E niente, raga, fa video dove parlo di quello che è uscito in settimana, sarebbe figo da fare. Da far uscire il sabato. Ci starebbe un botto. Boh, vediamo. Sarei molto gasato. Non mi dispiacerebbe come cosa. A modo puntata di T-Time. Invece di un argomento, parliamo di quello che è successo in settimana. E niente, vi ricordo come sempre che in descrizione trovate tutti i miei social. Trovate Instagram, tutti e due i profili. E i canali con cui collaboro. Ce ne sono un botto. Andate a seguirli tutti. Quindi ragazzi, state mesi e noi ci rivediamo presto, molto presto, con un nuovo video. Ciao a tutti.